La polmonite, una patologia ancora sottovalutata dagli italiani, tanto che solo uno su due ne riconosce i fattori di rischio, come l'avanzare dell'età e la presenza di patologie cardiocircolatorie e polmonari. E quanto emerge da un'indagine del Censis sulla polmonite pneumococcica e l'importanza della vaccinazione, illustrata in Senato dalla dottoressa Concetta Maria Vaccaro. Uno studio che si concentra sulla popolazione adulta tra i 50 e gli 80 anni, chiedendosi cosa sappiano dei vaccini come strumento di prevenzione ad ogni età. Un tema che riguarda non solo la salute pubblica, ma anche il contenimento dei costi della sanità. Oggi, con la crisi economica, la crisi globale, investire sostanze nelle vaccinazioni vuol dire avere nel futuro persone più autosufficienti e con meno malattie, il che con l'età che avanza e quindi la popolazione che va sopra i 65 anni risulta un elemento fondamentale. Pensate che oltre 7.000 morti l'anno vengono da polmoniti non trattate e che solo il 5% di questi individui è vaccinato. Viaggiare per curarsi. Lo fanno da una regione all'altra del paese più di 800.000 italiani. E quanto emerge dalle fonti ufficiali sul riparto del fondo sanitario e sulle dimissioni ospedaliere del Ministero della Salute. Il dato evidenzia uno dei problemi più spinosi della nostra sanità, le differenze regionali. Le regioni con i maggiori tassi di mobilità interregionale sono soprattutto al nord, come Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, ma anche il Lazio. Mentre l'esodo dei pazienti parte soprattutto da Calabria, Campania e Sicilia, un dato da non sottovalutare. Il rischio è, infatti, quello di un progressivo deterioramento della situazione nelle regioni da cui partono i flussi, dove si genera la tendenza a investire sempre meno in sanità e quindi un pericoloso ampliamento della forbice tra nord e sud. I cellulari fanno male alla nostra salute? Una discussione sempre aperta in cui di continuo si alternano studi di opposti pareri. L'ultimo getta ombre sui rischi in gravidanza. Secondo una recente ricerca americana, infatti, l'uso dei cellulari da parte delle donne incinte causerebbe rischi comportamentali per il nascituro. Iperattività, ansia, disturbi della memoria. Il dibattito resta tuttavia aperto. Ancora non è stato dimostrato un rapporto di stretta casualità tra radiofrequenze e patologie tumorali, ha osservato il Consiglio Superiore di Sanità, che ha invitato tuttavia ad adottare un principio di precauzione, ovvero limitare l'uso ai casi di vera necessità e soprattutto educare i bambini a non abusarne.